Assessore Bordonale, il TAR ha bocciato il piano del governo del territorio del comune di Brescia perché sostiene che non ci siano dei luoghi di culto non cattolici. Lei è intervenuta in proposito, quali sono le sue obiezioni? Ma sicuramente una considerazione va fatta nell'ambito che a Brescia luoghi di culto non cattolici sono già presenti sul territorio e quindi la libertà di religione, come sancito dalla Costituzione, è già presente sul suolo bresciano. Il PGT, che ho avuto anche l'onore di votare quando appunto venne votato dalla scorsa giunta Paroli, non prevede ulteriori luoghi di culto che non siano cattolici. Il fatto che un tribunale, amministrativo, si arroghi il diritto in base ad un ricorso che è stato mosso da associazioni musulmane di non rendere legittimo il PGT per queste motivazioni, che comunque stiamo attendendo, perché stiamo attendendo di verificare quali sono le motivazioni che hanno portato a questa sentenza. Ritengo che sia una sentenza assolutamente discutibile, prima di tutto perché se si parte da questo principio tutti gli atti che vengono votati dai comuni possono essere, per varie motivazioni, anche ripeto discutibili, assolutamente giudicati non validi, come in questa situazione. Quindi l'autonomia degli enti locali, ci chiediamo dove vada a finire. A tal proposito ci auguriamo che il sindaco di Brescia, l'attuale sindaco, faccia comunque ricorso per questa sentenza, rendendo il PGT attuale comunque valido. E poi ci chiediamo se a questo punto devono essere previsti luoghi di culto non solo ovviamente per la religione musulmana, ma anche per tutte le altre religioni presenti sul territorio italiano, e quindi se un PGT di qualsiasi comune debba prevedere al proprio interno luoghi di culto per tutte le religioni. Mi sembra che stiamo arrivando veramente ad una situazione fantascientifica. Consigliere Rolfi, partiamo con la questione di cui si sta dibattendo in queste ore, la questione del PGT a Brescia. Cosa succede? Il PGT prevedeva o no dei luoghi di culto non cattolici? Ne prevedeva due, riconosceva le due moschee esistenti, non ne prevedeva altri, come richiesto dalle comunità islamiche. Credevamo e crediamo che una città di 180.000 abitanti siano più che sufficienti due luoghi di culto. Non ne servono altri. Un conto è il diritto a professare una fede, un conto è la pretesa di colonizzare una città. Ma, quindi come si risolverà questa questione secondo lei? A questo punto come cercherete di affrontarla? Il Presidente Maroni è già intervenuto anche in proposito. Ma io auspico, come ha detto il Presidente Maroni, che il sindaco della città, in una logica anche di continuità amministrativa, difende il PGT e ricorre in Consiglio di Stato contro una sentenza molto discutibile e molto di natura politica, non tecnica, non amministrativa. E se non lo facesse faremo sicuramente una durissima opposizione, perché va difesa la tradizione non musulmana della città. Senta, invece oggi lei presenta una mozione di cui è primo firmatario, riguarda la questione delle armi. Cosa chiedete esattamente? Chiediamo alla Regione di essere parte attiva insieme al comparto armiero lombardo, che rappresenta la quasi totalità della produzione armiera lombarda, nel contrastare e nel chiedere a Roma di ridurre il gravame burocratico introdotto recentemente, recependo all'italiana un regolamento europeo non recepito da gran parte dei paesi europei nei competitor, che vanno ad incrementare fuori misura la burocrazia. Basta pensare che per la stessa tipologia di armi destinata allo stesso importatore straniero si passa da 12 a 86 autorizzazioni che devono compilare gli artigiani valtrumplini. Basti pensare che dalla questura territoriale si è passati al ministero, con un nuovo ente creato apposta per autorizzare esportazioni. Non possiamo deprimere un settore vocato all'export come questo, che offre più di 3.000 posti di lavoro nella sua provincia di Brescia. Va difeso perché è un sinonimo del Made in Italy, e anche perché parliamo di armi sportive, non di armi belliche. Rispondo ad eventuali proteste proprio per chi invece non è d'accordo, soprattutto con l'industria delle armi. Che non bisogna guardare l'industria delle armi sportive da caccia, repliche o da collezione con gli occhi di un'ideologia medievale che vede le armi unicamente qualcosa di negativo. Ripeto, parliamo di armi sportive, parliamo di un settore che è
vocato all'export, che offre posti di lavoro, che è in crescita nonostante la crisi, che rappresenta un elemento importante del Made in Italy e che va difeso.